Domani parto per Pachino, a bere la medicina che i libri consigliano, il cosiddetto bicchiere d'aria natia. Pachino è posta su di un'altura abbattuta dal vento di due mari, lo Ionio e il Mediterraneo. Questo vento spazza continuamente il paese e fa brillare i ciottoli come diamanti. Le strade sono larghe, bianche, tutte riunite a una grande piazza centrale che, per essere il punto più alto del paese, è visibile da qualsiasi posto e ha l'aspetto liscio, il colore rosso che hanno i luoghi battuti senza posa dal vento. Quel vento è legato in un modo molto intimo alla mia infanzia. La barbetta grigia di mio nonno, io la rivedo sempre animata e volta a destra e a manca da quel bellissimo vento che spesso mi toglieva il respiro. Non solo Pachino che ricorre in alcuni racconti, alcuni anche molto belli, come La singolare avventura di Francesco Maria, I pezzetti sul nonno, insomma, compare in molte cose scritte, ma io credo che per lui il suo paese natale fosse la Sicilia orientale.
era assolutamente siciliano ed era assolutamente siciliano di questa parte della Sicilia, che guardava un po' a Palermo come il lato matto, il lato dove c'era il manicomio, il lato profondista e non profondo. Lui amava molto questa parte della Sicilia e questo era veramente il suo paese natale, al quale lui doveva tornare ogni anno, anche se ormai viveva a Roma, ma se non tornava almeno 2 mesi in Sicilia non riusciva a scrivere. La proclama ridice, forse anche le altre volte, la scuola in fondo non era stata che un alibi per giustificare il suo ricorrente, viscerale bisogno del sud. Lui era attratto, diciamo così, dalla Sicilia come se la Sicilia avesse una forza gravitazionale. Brancati ha amato Pachino in maniera sviscerata, tant'è che è venuto a bere l'ultimo bicchiere di aria nativa prima di andare a Torino, dove poi ha subito quell'intervento devastante che ne ha provocato la morte. Pertanto, questo amore, però, appunto, è velato da pudore. Brancati non sarebbe stato mai capace di tornare in piazza a stringere la mano a questo e a quello per dire io sono Vitaliano Brancati, lo scrittore. Mai e poi mai avrebbe fatto cose così plateali. Tuttavia, in tutte le sue opere, dall'Avventura di Francesco Maria, che è ambientata a Pachino e parte proprio da Pachino e tratteggia anche i caratteri dei pachinesi, non solo del paese, fino al Diario Romano, cioè gli ultimi scritti, parla sempre di Pachino. E con un rammarico, con una nostalgia, velata appunto da questo pudore. Io credo che lui trovasse proprio, ritrovando le sue radici, trovava la sua linfa vitale, per cui per questo pienezza e autenticità. La Sicilia è tana, però, non è la trappola. Perché? Perché lui la vede come una grotta incantata, dirà, oppure come il posto, un corridoio illuminato da un salone, la cui luce illumina tutto, cioè, ed diciamo, è l'immagine a cui fa ritorno e riferimento nel momento in cui parla della pensa alla Sicilia e ai siciliani, perché ha detto che è stato accusato di maltrattare i siciliani. Lui dice: ma quando mai? Sono le persone che amo e se non ci fossero io me le reinventerei. Piuttosto è giusto però che si sappiano vedere i propri difetti, perché se non vediamo noi i nostri difetti e non ne ridiamo, saranno gli altri a irriderci. E nella Sicilia forse ritrovava anche qualcosa di antico e immutabile che gli dava consolazione. Io credo che ci sia una grande dose di nostalgia nell'amore per la Sicilia, cioè quando lui diceva sono a Zafferana e desidero essere a Zafferana. La nostalgia di quello che si ha e che si vuole continuare ad avere e che temendo di poterlo perdere si sente nostalgia anche mentre lo si ha, lo si possiede. In fondo la sua terra restava per lui il paesaggio dell'animo, era fondamentale. Pachino intorno al Novecento non era un grosso paese, come del resto non lo è nemmeno ai nostri giorni, e tuttavia era pieno di fracasso. Il vento che esce da due mari e perpetuamente corre le strade, rote nella vastissima piazza, insegnava a tutti e a tutto a fare il diavolo a quattro. Lo insegnava al bambino lattante, lo insegnava all'imposta che, mordendo per 2 giorni la nuova catenella a cui era legata, finalmente la strappava con uno strido di trionfo e si dava a sbatacchiare a destra e a manca, quasi provando le ali come un uccello sfuggito alla trappola. Lo insegnava al vecchio tremolante e alla timida ragazza. Come le imposte sbattono, il gallo di ferro del campanile cigola, i corridoi gemono, i vetri col loro tintinnio svegliano le mosche che vi dormono sopra, le tende rullano, il bucato schiocca. Così le persone non sapevano dir nulla a voce bassa. E fra tutti i siciliani che gridavano, erano facilmente ravvisabili perché gridavano di più.
credo che abbiano già fatto un itinerario brancatiano per quello che riguarda la città di Pachino, dove più che altro si vedono dei ruderi o degli edifici nuovissimi e si dice qui è nato, sì, era nato lì ma adesso c'è una banca, questa è la vecchia farmacia dello zio, è una catapecchia, ma insomma però c'è un itinerario brancatiano, ma quello che vorrebbero fare è un parco letterario. Io spero che ci sia l'idea e anche che si trovi abbastanza materiale, perché purtroppo molto materiale è andato disperso, perché quando lui è morto, io ero piccola, non si pensava che bisognasse tenere la memoria all'epoca, quindi magari fosse possibile, certo. Brangati era uno scrittore pachinese che è vissuto in questa città, in questo paese, nel 1900. Comitato organizzatore del Festival Brancatiano che si è svolto nei giorni scorsi qui a Pachino ha tracciato un itinerario brancatiano in 6 punti che parte proprio da questo luogo che era una volta la casa natale di Vitelliano Brancati. Dalla casa natale ora passiamo al secondo punto dell'itinerario brancatiano che è in piazza. La piazza e il vento di Pachino sono spesso citati nelle opere di Brancati. Il terzo punto dell'itinerario brancatiano riguarda il mercato. In questo posto sorgeva una volta il vecchio mercato di Zinco che era così. Il mercato si trova equidistante dalla casa del nonno e la farmacia del prozio, cioè la casa natale, la casa del nonno e la farmacia del prozio formano come un triangolo. Il quarto punto dell'itinerario brancatiano si riferisce alla casa del nonno che era in questo sito. Naturalmente la casa non c'è più, è stata ricostruita credo negli anni 60. Siamo arrivati al quinto punto dell'itinerario brancatiano. Qui sorgeva la vecchia farmacia del prozio dottor Corrado Brancati, farmacia che naturalmente non c'è più. Il sesto e ultimo punto dell'itinerario brancatiano concerne il tondo, utunno in siciliano, e questa altura a forma di cono che naturalmente oggi è profondamente cambiata rispetto ai tempi di Vitelliano. Qui Vitelliano bambino veniva accompagnato dal nonno e si metteva a giocare e da questa altura vedeva il mare di Marzamemi e anche il minuscolo panorama di Noto. I luoghi sono moltissimi, l'abbiamo adesso rappresentati nel percorso. La piazza, per esempio, la piazza del paese dove i due mari si scontrano e lottano tra di loro, sbatacchiando finestre, eccetera, e inducendo i pachinesi a gridare, perché è l'unico paese, è l'unico popolo che grida, perché deve superare la violenza del vento. Ma anche la chiesa, gli sembrava la murata di una nave, tanto era per un bimbo piccolino, e poi il percorso che faceva con il nonno quasi quotidianamente, mano nella mano, e maturavano questa capacità di giudicare sempre in armonia, escludendo da questa intesa il padre, che tutti e due amavano pure, però che avrebbe turbato l'intesa nonno-nipote, perché avevano un modo tutto loro di giudicare le cose. In mezzo a un piccolo gruppo che già parlava d'altro, nell'imboccare la piazza, volsi lo sguardo alla facciata della chiesa e la vidi come una lavagna su cui qualcuno, mentre io volgevo le spalle per scendere al cimitero, avesse cancellato con un colpo di spugna le parole che mio nonno e la mia stessa fanciullezza vi avevano scritte. Sì, la mia fanciullezza era veramente finita. La mia fanciullezza era morta. Il bel signore dal pizzo grigio era sparito dalla terra. Sapevo bene che l'uomo non muore tutto in una volta, ma età per età. E sapevo che l'età dell'uomo sono due, la fanciullezza e la maturità. Quell'anno non si era vista un'ala nel cielo e la mia prima età era morta. Mi rimaneva ancora un'altra età. Il tempo per essere onesti, per essere veritieri e soprattutto semplici, io l'avevo ancora. Ma una parte della mia vita era terminata. Uno dei miei occhi si era chiuso per sempre.
che lui sia molto ricordato, non so quanto sia amato. Adesso forse certi risentimenti che certe sue opere stuzzicavano e sollevavano, forse adesso si sono un po' placati. Però certamente mio padre era uno scrittore scomodo. C'è purtroppo un atteggiamento pregiudiziale nei confronti dello scrittore, un atteggiamento incomprensibile e comunque inconsistente, anche perché Vitaliano in realtà amava Pachino. Questo è il nonno di Vitaliano, Don Vitaliano Brancati. L'impiegatuzzo comunale si era ridotto, lui non aveva voluto studiare come il fratello che era diventato farmacista perché pensava di gestire di amministrare i beni della famiglia e metteva da parte i soldini per spenderli quando Vitaliano, tornando da Modica o da Spaccafondo, perché sono stati i primi trasferimenti, Ispica, l'attuale Ispica, metteva fine ai risparmi del nonno indicando dal dito giocattoli anche vecchi che voleva che gli appartenessero. L'altro invece è lo zio Carlo, dal punto di vista letterario, diciamo, invece si chiamava Corrado, era il farmacista del paese e nella farmacia del paese, come accadeva forse appunto nei primi del Novecento, c'era una vitalità, non so se negli altri paesi, ma comunque la farmacia del dottor Brancati è rimasta famosa nel tempo proprio perché vi si insegnava a suonare la chitarra, il mandolino, si componevano i versi, loro erano artisti tutti Brancati. Anche il nonno cantava benissimo e aveva sfidato un tenore a Napoli, aveva vinto questa sfida. Beh, ma le farmacie erano un centro di aggregamento e... Assolutamente, la vita del paese era al bar e in farmacia. Nel retrobottega si allenavano alcuni musicisti, i musicisti dell'epoca, del paese, perché un po' tutti praticavano questa attività musicale e anche il dottore Brancati era un bravissimo musicista. Non solo, il dottore aveva anche il pallino del teatro, scriveva anche tragedie e a volte le recitava ai clienti che venivano in farmacia. Quindi Vitaliano ricorda con passione tutti questi episodi e ricorda anche quando insieme con il prozio che l'amava moltissimo e con tutti gli altri musicisti andavano in giro a fare le serenate alle belle di turno. 18 mesi, come sono stati lunghi. Ma sono passati. Sì, sono passati. Basta viva, basta viva. Che tempi erano quelli? L'Italia era il paese dei fiori, dei suoni, dei canti. Tutto era cortesia, gentilezza, rispetto degli altri. E oggi invece... A volte succedevano anche situazioni esilaranti, perché quando tutti si davano appuntamento in piazza, la piazza allora era al buio perché non c'era l'illuminazione pubblica, c'erano i fanali a gas, vabbè. Bene. Allora, ad un certo punto poteva capitare che il dottore, proprio l'organizzatore di quella serenata, magari aveva mangiato troppo e si metteva a dormire su un sedile della piazza. E dovevano fare il giro di tutti i sedili per cercare di scoprire dove stesse riposando il farmacista, il quale ovviamente era uno che non ci teneva molto, insomma, alla formalità. Questi signori, che poi erano già adulti, non è che erano i ragazzini, che andavano a fare le serenate durante la notte e il loro gruppo andava infoltendosi via via che arrivavano, ritornavano in piazza, suonavano e i suoni di questi mandolini e di questi violini erano come verrine che trapanavano i muri e portavano la sua anima di fanciullo in alto, oltre il campanile della chiesa.
Da aprile fino a ottobre ogni sera ronzava la chitarra e il violino trapanava i muri con le sue note aguzze come verrine. La mia anima di bambino, che dormiva in un corpo di 30 kg, venivano a prendersela questi gravi signori con strumenti a corda, il giudice, il cancelliere, il segretario comunale, il farmacista, e a gettarla in alto sul paese candido come un mucchio di calce. Quello che lo sbalordiva era invece il campanile alto alto nell'aria. Le spiegazioni della madre sul modo di salire lassù non erano per nulla convincenti. Spesso egli rimaneva a pensare finché la fronte poggiata contro la ringhiera del balcone non gli dolesse. Un altro enigma era il faro, che sul mare lontanissimo proiettava a sera una grande spazzolata di luce, ora sì, ora no. Don Vitaliano era riuscito a far capire al nipotino che era la cosa più importante della sua vita. Mi ha amato più dei suoi stessi occhi, dice Brancati. Ed è l'unico ragazzo che ho conosciuto, perché riusciva ad adattarsi alla realtà di questo bimbo piccolissimo. E Brancati dice una cosa molto importante: mi ha fatto crescere senza avere i difetti del bambino precoce, del bambino che impara. E io avevo la stessa serenità che può avere un ragazzino che imita chi addomestica i serpenti, e addomesticavo le lucertole. Ed ero sereno, felice, e mi rendevo conto di questa enorme felicità. All'epoca di Vitaliano le case erano un po' tutte uguali. Lui stesso sottolinea il fatto che non c'erano opere architettoniche interessanti, tant'è vero che lui auspicava proprio il ritorno a Pachino di un architetto che potesse cambiare un po' le case, ma per dare un'impronta architettonica valida. Brancati si riferisce ai primi del Novecento, e Pachino era, se vediamo delle immagini di Pachino, veramente raggelante. E le case erano quelle maltesi, piccolissime, basse, e lui dice addossate una all'altra, quasi a farsi coraggio e a sostenersi a vicenda. Di arte il paese era totalmente privo. Gli edifici erano stati fabbricati da manovali e nessuna facciata o muro era avvenuto, sia pure per caso, che gli spazi e i vuoti si fossero disposti in modo da adombrare un disegno artistico o comunque grazioso. Tracce di quello sforzo umano che si chiama architettura all'intorno non se ne vedevano. Il paese somigliava alla lavagna di una scuola elementare nei primi giorni dell'anno scolastico, quando i bambini imparano ancora le aste. Tuttavia, questo mucchio di case rudimentali, piccole, disadorne, meno che semplici, brillava stranamente con un profondo, misterioso fascino a lume di luna. E nelle giornate di ottobre riceveva le ombre delle nuvole come i progetti e i pensieri di un architetto che una volta o l'altra sarebbe venuto ad aggiustare i quartieri e a fare di Pachino il più bel paese del sud. E recupera anche un'altra cosa Brancati, che anch'io rimpiango, la vendemmia e Pachino durante la vendemmia, perché il profumo di questo mosto, la vitalità che aveva il paese, addirittura io ricordo il profumo delle viti in fiore. Io venivo da Catania, perché allora abitavo lì, e non ha niente a che fare con la zagara dell'arancia, dei limoni. Era un profumo delicatissimo quello del vigneto in fiore, cosa che non esiste più. E molte volte sono proprio gli odori, i suoni. Per esempio, egli rievoca come odori quello del mosto. Lui cita, dice espressamente, che quando arrivava a Noto già lui avvertiva l'aria di Pachino al sentire l'odore del mosto, che si sentiva quindi già a 20 km di distanza, perché era il periodo della vendemmia, evidentemente.
sognun pa la valle de Menorra. Non saccio quando sapendo la terra. Ai piedi della collina su cui sorge Noto, io ritrovai intatta una mia antica impressione, con la quale solevo avvertire l'avvicinarsi di Pachino. Essa era fatta di un odore di grappoli d'uva caduti nella polvere e bruciati dal sole, e di un rispetto profondo verso tutto quello che era vivo da molto tempo o che io non avevo mai visto. L'odore del mosto rende l'aria vinosa e densa. I polmoni la bevono, il palato la assapora. I sogni sono gravi e felici. Le mosche ubriache sbattono pazzamente sui vetri, niente affatto ripugnanti e sporche, ma piene anch'esse di mosto e simili a chicchi d'uva rimbalzanti nell'aria. I suoni caratteristici, quello che a lui è rimasto per esempio impresso nella mente, è stato quello che si suona il Giovedì Santo, la tromba e il tamburo che vanno in giro ad annunciare la morte di Gesù e tutto il resto. Ed è rimasto impresso nella sua mente soprattutto perché coincideva con il giorno della morte del nonno. Il nonno è morto proprio in occasione del Giovedì Santo e quindi egli sentiva proprio mentre stavano vegliando il cadavere del nonno, sentiva il suono della tromba e del tamburo. E dice che questo suono della tromba, che è veramente ghiacciante, dolorosissimo, è come se gli avessero dato un colpo di accetta nelle gambe, lo avessero stordito. È tutto questo richiamo a Pachino e ai modi di vivere e di essere. La musica non è vero che è la più spirituale delle arti, assolutamente, è la più sensuale delle arti, perché prima di arrivare all'anima e al cervello striscia sul corpo. Però anche l'aneddoto che riguarda, che so, la lirica. Che è meraviglioso. Ma credo che quello sia vero. Quello rischia di essere vero, comunque se non è vero meriterebbe di esserlo perché è troppo bello. Ce l'hanno proprio con Roma, ma questo spartito è stato sottoposto alla censura. Ma non saprei. Ma... subito nel suo palco col libretto della norma. Perché? Ah, non lo so, ma mi sembra arrabbiato. Arrabbiato, sì. Questo libretto deve essere stato scritto da un antifascista. Ma è stato scritto 100 anni fa. Me ne frego! Bisogna cambiare tutto. E come si fa adesso? Si fa così, una stilografica. Si taglia tutto quanto su un'offesa a Roma e alla romanità. Oh, roba da matti! In pagina di morte della superba Roma è scritto il nome. Io l'ho sempre detto che gli intellettuali italiani sono degli sporchi antifascisti. È probabile che ci siano anche mischiati insieme, nello stesso personaggio, varie persone o di famiglia o dei cugini o degli zii o degli amici o delle... ci saranno certamente state, però
quelli non sono i loro ritratti, sono la persona vera è stato uno spunto per poi creare un personaggio o cinematografico o letterario. Ha saccheggiato Brancati il cinema, anche il migliore cinema, nel senso che si è fermato alla superficie. Non hanno capito che il gallismo è uno strumento di critica, uno strumento di denuncia. Brancati vuole denunciare attraverso il gallismo che cosa? La mancanza di una società. Società coesa, vera società, perché gli uomini non potevano dialogare di altro se non inventandosi questo discorso, parlando della donna e inventandosi tutte le grandi conquiste, era l'unico modo per fare società, non avevano altra possibilità di dialogo ed è così, forse ancora oggi purtroppo. E i cittadini, come i siciliani in generale, avevano tutti una grande vocazione all'arte. Chi possedeva un diploma scriveva una tragedia, chi non possedeva un diploma l'ascoltava attentamente o la recitava, e chi era laureato la giudicava con gravità. Cercavano tutti la bellezza. Lingua è una meraviglia. Io trovo l'italiano di mio padre una lingua, ne parlavo l'altro giorno, dicevo, è come un banchetto, ti riempie di soddisfazione, di odori, di suoni, di sapori, è meravigliosa senza essere grassa, pesante. È veramente un banchetto raffinatissimo e la commistione che lui fa del dialetto con l'italiano è incantevole. Di solito, quando la sera al tocco della luna alla superficie nera di un vetro di balcone affiorano capi di materassi, trespoli, punte di tavolini, mezzi quadri, un naso da una parte e una nuca dall'altra, e in fondo brilla il piede nudo di un bambino, io ricordo tutta intera la mia vita. I molti anni che ho passato stretto fra canterani, tavolini, casse, armadi, letti. Diciamo che la sua formazione è più tipicamente catanese che non pachinese. Diciamo l'influenza pachinese si nota più che altro nelle forme dialettali, perché sicuramente la madre Maria Antonietta gli avrà insegnato il linguaggio materno, che è quello pachinese. Infatti anche nelle sue opere, per esempio il Bell'Antonio o anche in qualche passo del Don Giovanni in Sicilia, ci sono alcune espressioni dialettali, espressioni tratte proprio vivamente dal linguaggio pachinese. Rimpiange anche questo, cioè come si viveva a Pachino. Sa cosa dice? Che in una scappellata di un galantuomo di fronte a una signora, lui sentiva questo venticello onesto, pulito, pieno di rispetto, che non trovava più ovviamente altrove. E quindi quello che rimpiange di Pachino è anche questo, modi di dire e di vivere. Dal 1946 la parola Sicilia va prendendo per me un suono sempre più arcano. In questi ricordi la cosa che più si isola dalle altre, e addirittura come un aspetto di esse, è la luce. Questa potenza del cielo di agosto, e anche forse meglio di gennaio, mi soggioga la memoria. E tuttavia, nonostante la sua intensità, o forse a causa di questa, la luce del sud rivela nella memoria una profonda natura di tenebra.
La grande attualità di Brancati è questa, e io l'ho detto anche ai ragazzi e lo ripeto sempre, perché lo sentono fraterno, lo sentono vicino, questa, la capacità di criticare quello che non va bene. Com'era prima omologazione e stupidità, uniformarsi al fascismo, quello che imponevano gli altri, eccetera, ora c'è un altro tipo di omologazione, un altro tipo di violenza, quello dell'uniformarsi, di vestire tutti allo stesso modo, di pensare allo stesso modo, e soprattutto, ed è stupidità allo stesso modo, e soprattutto la preminenza di valori che, non so, che sono disvalori, l'edonismo sfrenato, bisogna divertirsi a tutti i costi, l'opportunismo, fare le scelte per opportunismo, che è una cosa gravissima che Brancati ha abborrito, insomma, ha dimostrato di scegliere la povertà piuttosto che il successo non meritato, o comunque che non condivideva più, e questi sono i valori che bisogna riprendere, rileggendo Brancati.